In questo tutorial andremo appunto a vedere come si può copiare un file in locale tramite Ansible sulle nostre macchine. Come vedete qui abbiamo l'home page di default di Apache. Ora andiamo a disinstallare Apache usando appunto gli script che abbiamo preparato nel tutorial precedente che per chi non l'ha visto, appunto, ci permette di installare Apache, disinstallarlo, installare Nginx e disinstallare Nginx, insomma, di interscambiare questi due web server. Quindi ora andiamo ad installare, a disinstallare Apache. Ok, ora Apache dovrebbe essere disabilitato. Se ci connettiamo qui, come vedete, non ce la mostra più. Ora andiamo ad installare Nginx. Ok, ora Nginx è installato. Se vedete, ora Nginx è installato, ma è partita ancora la pagina di Apache. Questo perché la prima installazione è stata quella di Apache, quindi il file index nella cartella var www.html, che è comune sia a Nginx che ad Apache, era stata riempita, diciamo, con l'index HTML del primo appunto servizio che avevamo installato. Quindi mettiamo di voler sostituire questo index HTML in modo appunto di fare un index HTML, uno per Apache e uno per Nginx, in modo che ci mostri quale dei due è servizio attivo. Per farlo non ci basta che dobbiamo solamente creare da qualche parte all'interno del nostro progetto, anche esternamente al nostro progetto, una cartella che possiamo chiamare come vogliamo. Nel mio caso la chiamerò semplicemente files. Ok, in questa cartella files creiamo un file chiamato index underscore apache.html. Ok, vado a salvare. E un secondo file chiamato index underscore nginx.html. Lo salviamo. Oramai, se vogliamo, possiamo un attimo dargli un po' di grafica. Io qua mi sono copiato un bootstrap di default a cui ho solo cambiato l'hello mettendo hello nginx ed hello apache. Quindi allora questo è hello nginx, quindi qua mettiamo hello nginx, andiamo in apache, lo incolliamo, modifichiamo. Ora questo è un esempio per mostrarvi come si copiano i file, poi in realtà vi verrà utile quando bisognerà caricare i file di configurazione, eccetera, il comando appunto per copiare i file, ma questa è solo una veloce introduzione. Quindi abbiamo creato i nostri due file index, andiamo su web server, vogliamo quindi che quando installiamo Apache ci carichi un index nella root di Apache apposita, quindi facciamo name. Carica index.html poi qua facciamo un allora, siccome io l'avevo già preparato all'inizio perché ho la memoria corta, vado a copiarmelo nel mio repository che poi vi condividerò. Quindi andiamo qui. Facciamo copy due punti. Poi abbiamo src, quindi la fonte, e qua gli dobbiamo dare appunto il percorso del nostro file, che quindi sarà files slash index underscore apache.html. Qua andiamo a mettere la destinazione, quindi dest due punti, e
E qua mettiamo var www slash html slash, qua ovviamente gli mettiamo index.html perché dovrebbe rinominare index.html in index.html. Fatto questo, gli diamo un permesso di scrittura, facciamolo 0755. Se vogliamo, ma forse non è neanche obbligatorio, però noi lo facciamo lo stesso per sicurezza, gli mettiamo il notify che abbiamo sempre visto nel tutorial precedente, che richiama questo handlers che ci fa ripartire Apache, quindi notify restart Apache, cioè, come ho detto nel tutorial precedente, tramite notify richiamiamo questo handlers che ci riavvia Apache. Fatto questo, ci copiamo il nostro codicillo. Andiamo in load balancer, dove abbiamo la nostra configurazione di Nginx. Ci copiamo questo, carica index.html. Qua invece che Apache il nostro file si chiama Nginx. Anzi, potevo rinominarlo perché l'ho scritto sbagliato. Engines. Ok, quindi. Ok, questo è fatto. Qua nel load balancer, nella configurazione di Nginx, l'ultima volta ci siamo dimenticati di creare un handlers, quindi lo andiamo a creare ora. Andiamo a creare ora, copiamo quello di Apache e andiamo solo a cambiare il nome. Qui diventa Nginx, qua diventa Nginx restarted, qua diventa Nginx, e quindi dovremmo avere fatto tutto perché l'handler è sulla stessa linea del task. Ok. Quindi, quindi non ci resta che lanciare i comandi. Andiamo a pulire. Qui avevamo lanciato il nostro load balancer, quindi lo andiamo a disinstallare. Installiamo Apache, vediamo se ci ha preso il file di Apache, poi disinstalliamo Apache, andiamo a vedere se ci ha installato il file index di Nginx, quindi andiamo a installare il nostro web server. Qua ci ha dato un errore, ci ha dato un errore. Come vedete qua mi dà il percorso del file, che ok, quindi qua abbiamo commesso un errore perché non è, perché giustamente la cartella file si è fuori da playbook, quindi dobbiamo fare due punti slash. Oppure spostare la cartella files dentro playbook. Ah, però qua siamo sull'load balancer, noi dobbiamo farlo da qua. Quindi qua, ok. Riproviamo a lanciarlo, vediamo se ora funziona. Carica index, come vedete stavolta ha avuto successo. La Apache è stato riavviato, quindi andiamo qua sul nostro indirizzo, come vedete hello Apache 2. Ora andiamo a disinstallare il nostro web Apache, andiamo a installare Nginx e vediamo se anche lì ci carica il file. Andiamo a installare il nostro load balancer.
Mi ero dimenticato un A. Ok, lanciato. Anche qua ci ha dato errore, ci ha dato errore. Andiamo a vedere perché. Files. Carica index HTML. Ah, perché è scritto sbagliato. E mi sembra di averlo modificato prima, ma a quanto pare non mi aveva preso la modifica. Quindi ora riproviamo. Ok, qui l'ha caricato, carica index, ok, quindi andiamo qui, come vedete qua abbiamo Apache 2, refresciamo ed è diventato Nginx, quindi il comando praticamente è questo qui, copy src, tac tac tac, se volete potete anche nominare, farlo in alto come abbiamo fatto qui, come se vi ricordate abbiamo sempre diviso. Web server l'abbiamo fatto sempre usando questo tipo di impaginazione Yelmo, quindi mentre Nginx abbiamo sempre fatto diciamo con questa qua, quindi se volete potete adattare anche questa in questo modo, quindi due punti src praticamente diventa uguale destinazione, la spostiamo sempre qui sulla stessa riga, togliamo i due punti e diventa uguale mode, lo spostiamo sempre qui e diventa uguale, quindi ora proviamo a rilanciarlo per vedere che sia tutto corretto lo stesso anche dopo questa modifica. Ok, si sì, è andato, quindi insomma avete visto come si copiano i file all'interno di tramite appunto Ansible, ovviamente poi più avanti vedremo come caricare dei file diciamo un po' più importanti di un index HTML perché andremo a creare appunto i file di configurazione eccetera, più avanti ancora li passeremo dalle variabili all'interno di questi file di configurazione, ovviamente si possono spostare anche delle intere cartelle, qua abbiamo definito il file ma se avessimo tolto il nome del file sia nella source che nella destinazione avrebbe copiato l'intera cartella HTML o meglio l'intera cartella file che poi sarebbe stata tradotta in HTML. Insomma, questo è quanto per questo tutorial. Se vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.